Guardi, io sono per stare a vedere che cosa succede. Il ministro della Sanità, Grillo, ha una grandissima possibilità di fare una cosa che cambierebbe la vita degli italiani molto più di altri problemi come l'immigrazione, che è il discorso delle liste d'attesa. Semplicemente rendendo obbligatorio che gli ospedali pubblicano la lista di attesa per le analisi, si otterrebbe che per la prima volta i politici hanno interesse a far funzionare la macchina, che potrebbe funzionare. Più le liste sono lunghe e segrete, più il politico ha possibilità di diventare importante per il cittadino, perché se vuoi fare la TAC e sapere se hai un tumore o no, devi andare a chiedere all'assessore, devi andare a chiedere al responsabile politico. Queste sono le cose che ci servono, sono cambiamenti microscopici, ma sono centinaia. Allora, se io ho un'azienda come il Centro Medico Sant'Agostino di Milano e di Bologna, che ha delle liste di attesa brevissime in termini di giorni e che costa alla Regione Lombardia, la Regione Lombardia paga ai privati il doppio di quello che costano andare a fare gli accertamenti al Centro Medico Sant'Agostino. Foresti ha fatto sul Sole 24 Ore alcuni articoli spiegando come potremmo avere una sanità da sogno risparmiando soldi. Questi sono i problemi. Bisogna cambiare i sistemi in cui è organizzato. Una cosa che fa il Centro Medico Sant'Agostino, semplicissima, che i pazienti possono scrivere su una pagina personale di ogni medico se questo medico è stato bravo o non bravo, è stato gentile o non gentile. In questa maniera i medici o cambiano sistema oppure se ne vanno, perché nessuno più va da un medico che ha 30 recensioni, che dice che è un maleducato e che sbaglia le diagnosi. Questo è il Ecco, problema. però Sono cose piccole, ma la burocrazia è il primo problema dell'Italia. assolutamente, lei però, l'ho ricordato prima, ha detto i migranti non sono il primo problema dell'Italia, no? Eppure è stato affrontato come primo problema. Lei di tutta questa vicenda naturalmente prese in mano Certo. dai due ministri competenti, che sono in primis il ministro Salvini, il ministro degli Interni, ma anche il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Ne è rimasto deluso, diciamo così, da questa linea intrapresa? Beh, hanno fatto un grosso affare dal punto di vista del consenso, perché c'è una grossa fetta di italiani che sono rissosi, che sono razzisti, e tra l'altro molti di questi sono quelli che hanno sofferto per l'immigrazione quando sono venuti al nord Italia. Allora, questo è il dramma di questo momento politico, cioè c'è rabbia, rabbia giusta perché le cose non funzionano e la gente non se ne può più, ma però è più semplice prendersela con gli immigrati e dire che scandalo, costano 5 miliardi all'anno gli immigrati. Non è vero, costano di meno. La burocrazia ci costa 60 miliardi e poi abbiamo problemini come 50.000 morti, secondo le stime più prudenti, per l'inquinamento delle città, che ci costa poi altri 50 miliardi, e poi abbiamo la mafia e poi abbiamo l'evasione fiscale. Cioè, il problema più grosso dell'Italia diventano gli immigrati, che costano 5 miliardi neanche, e abbiamo 300 miliardi di sperpero per il sistema Italia, che non sono un problema, perché è un problema difficile da capire. Abbiamo allevato dei cittadini che sono abituati all'isola dei famosi, al Grande Fratello, dove tutte le risse sono costruite da decine di sceneggiatori, e io sono per mettere fuori legge il Grande Fratello e l'isola dei famosi, perché stanno creando una cultura orribile della Se la rissa, sente Rocco della Casalino, costruzione però. proprio, come gli sceneggiatori. Invece Come perché? gli sceneggiatori dicono alla ragazza: guarda, bacia quello così, quell'altro gli diciamo di incavolarsi, è tutto falso. Così noi abbiamo una politica che invece di affrontare i problemi veri, centrali, che fanno la differenza, che creano la miseria in Italia, È la chiaro, poi, è miseria in chiaro. Italia non la Voglio fanno sentire né anche gli Senaldi, poi immigrati. saluto Inna e Berdini.